Il piano giovani, ormai il secondo, diciamo, la formazione prevista del piano giovani è già partita da dicembre, che poi, diciamo, sotto certi aspetti era un po' la seconda annualità dell'avviso 20. Ora stiamo lavorando appunto, diciamo, per quella che è la nostra riforma sulla formazione. Come ho già detto più volte, è nostra intenzione adeguarci al resto dell'Italia e al resto dell'Europa, introducendo i voucher formativi. Quindi saranno direttamente i giovani a ricevere il voucher e a spenderlo nell'ente che preferiscono e che presenta, ecco, un'offerta formativa competitiva e adeguata al mondo del lavoro. Quali figure professionali, anche dal punto di vista europeo, lei ritiene che siano necessarie? Sì, diciamo che noi abbiamo avviato ormai da mesi alcune interlocuzioni anche con l'assessorato alle attività produttive, ma anche con l'assessorato all'agricoltura. Indubbiamente, diciamo che i settori delle energie rinnovabili, dell'agroalimentare, dei beni culturali, del turismo sono i settori su cui intendiamo puntare. E ancora gli enti subiranno dei tagli, nel senso si premieranno esclusivamente quegli enti meritevoli? Sì, non parlerei più di enti appunto che subiranno dei tagli, anche perché io voglio ricordare che noi in questo anno abbiamo scongiurato qualunque licenziamento, tanto che ove abbiamo revocato l'accreditamento di alcuni enti di formazione, per quei lavoratori e per quegli allievi noi abbiamo attivato il progetto Prometeo del Colciapi di Priolo. Non abbiamo fatto nessun taglio, semplicemente ritengo, come ho sempre pensato, che la formazione è l'unico strumento che noi abbiamo per incidere sulla disoccupazione giovanile.